spiegheremo poi, sarà tema che spiegherà Marco, come utilizzare queste tecnologie per fare convegni e sponsorizzare gli eventi scientifici ma lasciare anche traccia degli eventi scientifici, perché alle volte noi facciamo delle presentazioni, facciamo dei seminari bellissimi, invitiamo della gente, però tutto va perso. Va perso anche la memoria storica di chi abbiamo invitato, qual era la tematica che abbiamo invitato, e quindi secondo me invece lasciare una traccia su internet del passaggio di un professore che ci ha presentato il suo lavoro nell'abstract potrebbe essere utile. Potrebbe, sì. No, non è solo che potrebbe essere utile. L'anno che hanno inserito la terza missione nella valutazione dell'ANVUR, gli NFN, che era fortunato perché era l'anno della fisica e comunque utilizzava degli strumenti per censire gli eventi, prese una quantità di punteggi elevatissima sulla parte della terza missione e prese una quantità di soldi che il CNR non è riuscito a portare a casa in quella valutazione specifica. Quindi questo tipo può essere un altro fattore che potenzia di più l'attività in generale, ne usufruiamo tutti. Allora, per questo iniziamo il seminario e la presentazione che abbiamo realizzato. La presentazione già si presenta in modo differente. Questa presentazione è stata fatta, scritta a due mani, ma fisicamente scritta a due mani su una piattaforma per la scrittura collaborativa. È un PDF che, come vedete, già ha lo stesso aspetto di un PowerPoint, quindi non ci sono preclusioni a utilizzare questa scrittura anche per realizzare presentazioni. Come vedete, ho scelto questo logo di Super Mario sopra il draghetto perché pensiamo che le tecnologie di internet in realtà servono proprio per potenziare l'azione che è quella di Super Mario, cioè del ricercatore, nell'esprimere la sua attività. Per fare questo inizierò prima a farvi vedere il discorso, questo è il modello di rappresentazione di un'attività di ricerca. Come tutti voi sapete, l'attività di ricerca non è una ricetta che si segue in modo lineare, ma segue percorsi differenti e dà dei momenti ben precisi tra l'esplorazione, il verificare l'idea, dare il beneficio alla comunità e la comunità scientifica che fa un'analisi e un feedback. Nel caso specifico che stiamo affrontando noi è quello che è la parte della comunità, l'analisi della comunità, la condivisione, la pubblicazione, tutto quello che va sotto la famosa parola comunicazione scientifica. Come si esprime questo tipo di comunicazione scientifica? Questo tipo di comunicazione, cioè di disseminazione, traduzione nella nostra società di tutte le nostre scoperte attraverso due canali. Un canale che è il canale di tipo interpersonale, cioè quindi gruppi di discussione come noi stiamo facendo adesso, conferenze, open day, visite scolastiche, tavole rotonde, seminari, cioè tutto quello in cui due o più persone fisiche si incontrano. Ma esiste anche un tipo di comunicazione che è quella tramite i mass media, cioè tramite giornali, riviste, siti web, piattaforme di e-learning, social network, sono tutti questi modi di comunicazione che permettono di dare una reputazione e un potenziamento alla nostra immagine come organizzazione scientifica. Per fare questo, abbiamo visto in che modo le tecnologie nuove di internet e della comunicazione possono fare questo potenziamento e le abbiamo suddivise secondo varie branche e abbiamo chiamate, come ufficialmente si chiama, scienza 2.0, cioè dove pesantemente l'internet 2.0 interagisce con la scienza. Come potete vedere, abbiamo la possibilità, tramite delle piattaforme online, di gestire congressi e workshop e quindi gestire tutti gli eventi accademici in un sistema di strumento tipo web in cui l'acquisizione degli interventi e le presentazioni, di cui poi Marco ve ne parlerà, saranno gestiti tramite una piattaforma Learning in modo comune. Poi abbiamo la possibilità di fare web seminari, cioè possiamo trasferire questo seminario in più sedi in modo remoto. Possiamo fare della formazione online, in cui per esempio le nostre esperienze, corsi universitari, corsi di aggiornamento, li possiamo fare tramite le tecnologie di internet e tramite le piattaforme online. E per fare questo, come vedete, è cambiato il colore perché è un progetto del nostro gruppo ormai acquisito, cioè che va sotto il nome di Minerva. Come pure abbiamo fatto un progetto che chiamiamo Calliope di gestione delle riviste scientifiche, perché abbiamo detto che noi dobbiamo anche diffondere le nostre documentazioni, in che modo diffonderle. Abbiamo trovato software che gestiscono la possibilità di fare dei giornali, di fare della reportistica e queste piattaforme sono degli open journal, gestiscono dei giornali aperti.
e l'abbiamo chiamato Callio. E poi abbiamo, una volta che noi iniziamo a entrare nel discorso delle pubblicazioni degli articoli, il discorso di avere uno strumento di gestione di scrittura collaborativa, perché tutti noi abbiamo sempre collaborato anche con persone che non sono fisicamente presenti qui, ma che possono essere presenti in altri istituti, e quindi scrivere e mandare avanti e indietro un documento via posta elettronica diventa anche stressante, soprattutto in fase di revisione. Abbiamo trovato strumenti che permettono di scrivere a quattro mani, veramente nel senso proprio della parola, in cui una persona scrive e l'altro vede evidentemente dove sta scrivendo e può commentare, di scrittura collaborativa. L'abbiamo chiamato Plinio, il progetto Plinio. Iniziamo col discorso dell'editoria accademica, cioè tutti voi sapete che io sottopongo il mio articolo a una rivista, l'editore stabilisce quale referi affidare il mio articolo e dopodiché inizia il processo di tipografico di realizzazione e messa in online della rivista. Tutto questo processo che voi vedete è rappresentabile da quel diagramma a blocchi. Noi abbiamo trovato dei prodotti che ci permettono di gestire tutto quanto uniformemente, cioè praticamente vi iscrivete alla piattaforma, sottoponete, fate un upload dell'articolo, l'editore acquisisce questa informazione e dà al referee l'articolo, la piattaforma si incarica lei di sollecitare il referee automaticamente alla revisione, voi potete dare un giudizio anche sul referee che rimane dentro la piattaforma e poi dopodiché andate nel processo di tipografico, che consiste nel fare avanti e indietro con le correzioni delle bozze fino alla stampa finale, la pubblicazione e l'archiviazione della rivista, perché se voi volete fare una rivista dovete anche garantire per almeno 5 anni la presenza di questa rivista. E questo lavoro con questo software che abbiamo messo a punto ha dato sì che noi abbiamo realizzato una rivista del nostro gruppo che si chiama Smart Lab, in cui noi mettiamo da almeno 5 anni tutti i nostri innovazioni che abbiamo fatto nell'ambito delle tecnologie. E come vedete abbiamo un numero ISSN, cioè questa nostra rivista ha assunto un'identificazione internazionale, perché ha i requisiti con questo software del processo editoriale certo e della possibilità di mantenere attiva la funzione. Come vedete c'è un esempio di pagina di un progetto in cui automaticamente la rivista mette il nostro numero ORCID con cui siamo identificati, dà direttamente il bibitec del vostro articolo, come fanno una rivista qualsiasi, tiene conto di chi visita la pagina, quante volte viene scaricata la rivista e anche di tutte le informazioni all'ADRE. Cioè, questo strumento che noi utilizziamo per la nostra reportistica non ha nessuna pretesa di essere una pubblicazione internazionale di alto livello, abbiamo sperimentato la validità dello strumento e se qualcuno di voi ha intenzione di creare monografie o di creare proprio una propria rivista open, perché l'accesso è open, non ci sono preclusioni, questo strumento è uno strumento ottimale alla stessa. Non solo l'accesso, anche la documentazione su cui, secondo gli standard della comunità europea, quindi ha tutte le validità. E potete ottenere il numero ISSN tranquillamente, che è un riconoscimento ben preciso. Ovviamente se noi facciamo una rivista, un articolo, la prima cosa che mi sono trovato impacciato era il discorso delle copie che andavano avanti e indietro, del fatto che io uso Impress e Write mentre Marco usa Word e ci si scombina tutte le volte la documentazione, quindi non si riusciva mai a formattare questo articolo in modo serio per queste problematiche, soprattutto poi quando si andava a stampare online, a carare il PDF. E allora ci siamo messi a pensare finché alla fine non abbiamo scoperto un altro prodotto che ci permette di fare la scrittura collaborativa, permette di scrivere e di vedere esattamente la stessa cosa, quindi se io posiziono la figura a pagina 3 in alto a destra, Marco vede che la figura l'ho messa in quel luogo, non è che perché Marco ha un software diverso la vede in un'altra posizione e inizia una disputa su dove mettere questa figura, come esempio, ma addirittura questa piattaforma permette, come tutte le tecnologie Wiki, di poter avere una cronologia degli eventi, cioè io posso vedere quando è stato modificato un certo documento e quando quel documento, quale versione c'è, e quindi fare anche la retroversione, ritornare indietro nella versione precedente. Questo permette, soprattutto nell'ambito scientifico, di avere un'alta qualità del prodotto, perché questa piattaforma si basa sul prodotto LaTeX, cioè sul linguaggio LaTeX. Ora, molti sentono dire LaTeX e iniziano a pensare questo è un linguaggio di programmazione, non sono un programmatore, io sono uno scienziato quindi scrivo gli articoli, mi diventa più difficile, preferirei usare Write,
Noi invece l'abbiamo provato e abbiamo visto, io soprattutto lo sto provando con gli studenti del liceo scientifico, terzo anno del liceo scientifico, dopo che gli ho spiegato tre o quattro cose, loro partono. Non è che partono perché sono bravi e sono smaniati, cioè questi gli sto insegnando io che cos'è internet, non è, ma perché la piattaforma che abbiamo visto si presenta con un'interfaccia grafica in cui si chiede di conoscere soltanto un certo numero di comandi LaTeX, però nella realtà se voi avete il template e la rivista vi dà il template, all'interno di questo template voi potete scrivere tranquillamente il vostro articolo, stampare, dice compila, lui automaticamente vi fa il PDF dall'altra parte e con questo processo di scrivo e vedo cosa combino, mi autoistruisco sull'utilizzazione dell'articolo. Tra le tante cose c'è la possibilità di avere anche delle correzioni, perché nel momento in cui inizia a scrivere il comando LaTeX, lui automaticamente inizia a compilarmelo, cioè nel senso mi dà delle ipotesi, quindi basta che mi ricordo l'inizio del comando e poi il comando me lo finisce lui. Quindi diventa molto semplice e breve l'apprendere. Soprattutto l'altro vantaggio che ha LaTeX è che quello che voi volete è quello che poi si stamperà. Non c'è più possibilità che se io vado su un computer Mac, se vado su un computer Linux, se vado su un computer di un'altra generazione, quella rivista viene stampata in modo diverso. È esattamente così, in PDF così lo voglio e così si rimane. Perché non è gestito dalle, non è gestito dalle singole macchine, ma è gestito dai codici, centrale. Da un server centrale. E soprattutto non è più necessario montare tutto il software, le librerie e LaTeX sul proprio calcolatore, perché sta sul server. Se io prendo il mio telefono, prendo il mio dispositivo, il mio iPad, sto in giro al congresso e mi accorgo di voler fare una modifica al volo, mi collego al server, cambio e come avete visto mi sono scaricato l'articolo e ho la versione aggiornata. Quindi questo è il vantaggio di avercele in remoto tutto il software e tutta la gestione. E dopo se c'è da aggiornare, chiamate Luca e aggiorna lui la macchina, non è che dovete aggiornare voi il vostro software. E questo è per farvi vedere tutti i vantaggi che ha questa nuova tecnologia di scrittura collaborativa. Cosa posso fare con questa scrittura collaborativa? Posso fare articoli, posso fare libri, rapporti tecnici, posso fare le tesi, l'ho sperimentata con le tesi della Sapienza di Tor Vergata, posso scrivere libri, presentazioni, posso fare addirittura poster, direttamente io ottengo il poster in formato A0 già preciso come lo voglio. Io l'ho già provato almeno con tre tipografi diversi in cui senza dirgli niente gli mandavo il PDF, non gli dicevo niente dei colori, delle cose, e lui automaticamente stampava e dice era così, sì era così. E lui ha detto hai avuto problemi nella formattatura? No, era già tutto preciso, i colori sono quelli, la codifica è quella e ha stampato. Quindi tutte quei problematiche che ci possono essere usando PowerPoint, usando e altri prodotti e vengono eliminati perché voi scrivete direttamente in PDF, quindi potete permettervi di anche 10 minuti prima della pubblicazione del congresso di stampare il poster se avete uno stampatore lì vicino che ve lo fa, cioè, questo è l'unico mezzo fisico. D'altronde una volta che l'avete ottenuto in PDF in questo formato, voi la vostra presentazione la potete mettere sul sito web e renderla disponibile in futuro. Io ho fatto la mostra con i ragazzi della scienza e abbiamo messo tutti i poster che abbiamo realizzato in digitale, quindi a memoria storica rimangono, sempre per il discorso io voglio mantenere storie di quello che è stato fatto e divulgato. I vantaggi sono che innanzitutto il LaTeX ha un vantaggio, che se io scrivo il capitolo 1, il capitolo 2, il capitolo 3, lui fa tutte automaticamente le numerazioni delle equazioni, figure, tabelle. Se poi io impazzisco e decido che il numero del capitolo 2 diventa il capitolo 1, lo sposto, lui automaticamente ricompila tutto da capo, non devo più fare ricontrollarlo, perché ci pensa lui quando compilo il documento a rimettere i sommari, a mettere i riferimenti, perché io creo una bibliografia a parte e lui ci pensa lui a fare il collegamento tra il file dove sta presente la mia bibliografia e i riferimenti all'interno del documento. Se sopprimo un riferimento non c'è più bisogno di andare a toglierlo dalla lista dei riferimenti, perché lui automaticamente lo toglie. Ha un'ottima resa nelle equazioni matematiche, cioè LaTeX è nato proprio per le equazioni matematiche, perché è molto semplice ottenere equazioni. Ho fatto pure il ciclo di Born, per chi conosce il ciclo di Born in LaTeX, che è una delle cose più difficili da fare con Word e altri pacchetti. Poi per quanto riguarda la gestione dei riferimenti bibliografici, se voi adesso andate su qualsiasi sito degli editori, quando scaricate e esportate la citazione ve la esporta in Bibitex e automaticamente la potete utilizzare per il LaTeX e quindi non c'è più bisogno di andare a impazzire sul formato dell'editore
per come riportare il riferimento bibliografico, perché sta nel template. Quando mando all'editore dice: guarda, il template è questo, e dentro c'è scritto lo stile con cui devi presentare i riferimenti. Se io decido di cambiare editore, cambio il template e i miei riferimenti si cambiano in formato del template che ha dato l'editore. Diciamo che i grossi che ho visto, Elsevier e gli altri, danno già il LaTeX per la loro rivista. Dopodiché, innanzitutto, LaTeX è open source, non costa niente, non ci sono costi annuali di manutenzione, si installa sulle nostre strumentazioni e ce lo gestiamo noi. Se il codice non ci piace, ce lo possiamo modificare. In ultimo, basta che è presente un punto di connessione e io posso lavorare. Posso decidere sabato e domenica di connettere e scrivermi il mio articolo, basta che c'è un punto di connessione. E la scrittura è contemporanea, perché quando noi scriviamo l'articolo, io vedo un riferimento di un cursore di colore differente, che è il mio collega che è connesso dall'altra parte, e che vede come io muovo il cursore e come scrivo, e lui contemporaneamente può scrivere. Con gli studenti siamo arrivati al doppio salto tribo mortale, in cui tre studenti modificavano lo stesso poster contemporaneamente, cioè uno scriveva l'introduzione, un altro faceva le tabelle e uno inseriva la figura. A parte il fatto che vi dovete dare il sistema di compilare un po' alla volta, però sono riusciti a fare il poster contemporaneamente in tre. E poi esiste all'interno di questo software una messaggistica interna, nel senso che io posso mandare, scrivendo una chat, un colloquio col ricercatore remoto con cui ci scambiamo informazioni, se no altrimenti uno vede solo quello che scrive, ma non è che l'altra comunicazione verbale viene fatta. Questa è come si presenta la pagina web dell'interfaccia della scrittura collaborativa, dove sulla barra sinistra avete tutto l'elenco dei file che servono per poter fare il documento. Nella pagina centrale c'è il codice con la scrittura e dall'altra parte c'è il PDF che voi vedete automaticamente. Il tasto blu è per ricompilare ogni volta che fate una modifica. Quindi, come vedete, una volta che uno ci si è imparato a usare il codice LaTeX, come lo sto utilizzando io, mi è più veloce scrivere il comando diretto piuttosto che spostare il mouse, trascinare la figura, lasciarla, poi resettarla, perché con LaTeX scrivo dove lo voglio, come lo voglio, quanto lo voglio, e dopodiché rimane lì e non si muove più. Poi, a conclusione della mia parte, noi abbiamo fatto anche la parte dei learning, perché io considero che come terza missione e come modo per rendere più efficace la nostra azione nei progetti, nella ricerca e nella comunicazione, è quello di fare dei corsi. E fare dei corsi online, cioè mettere a disposizione le nostre competenze su corsi online. E per fare questo abbiamo sviluppato una piattaforma di e-learning che ci permette di creare corsi di formazione online, renderli disponibili ad altre istituzioni. Vedete, c'è un'istituzione a cui forniamo questa piattaforma, è l'IBIMET, l'Istituto di Biometeorologia del CNR, il quale fa i corsi online per gli uffici meteorologici dell'Africa. E perché loro hanno scelto questa nostra piattaforma? Perché l'ONU, che finanzia questi corsi, gli ha detto esplicitamente li deve mettere su piattaforma Moodle. Loro hanno cercato chi fornisce piattaforme Moodle, hanno trovato noi e abbiamo fatto l'accordo. E loro sono già 4 anni che fanno corsi di formazione per gli enti meteorologici dell'Africa. Poi abbiamo l'Università di Teramo, che aveva un problema di dottorato internazionale, cioè nel senso che l'Università di Teramo era, in questo dottorato, era partner dell'Università della Pace, 7 ore di differenza. Qualsiasi cosa che tu tenti di fare con 7 ore di differenza è un po' problematica. Se io devo lanciare agli studenti il fatto che devono fare un compito che vale per l'esame, o io sto appreso alle 3 del mattino, o loro vanno a dormire alle 4 di notte, cioè c'è proprio un problema. Tramite questa piattaforma è stato possibile gestire studenti su fusi orari differenti. Cioè, io dicevo che alle ore X doveva partire una certa prova, all'ora X dell'ora locale partiva quella prova, e quindi gli studenti non potevano barare su questa situazione. Abbiamo fatto pure per il Comune di Roma, e poi forniamo questa piattaforma per istituti scolastici. Cosa si può fare con questa piattaforma? Questa piattaforma possiamo fare una serie di attività che vanno raggruppate nella comunicazione, cioè nel fare forum, chat, nel fare produzione, cioè gestire compiti online, offline, nel fare i wiki tipo Wikipedia, cioè un'altra forma di scrittura collaborativa che sto cercando in questo momento con gli studenti di sponsorizzare. Poi abbiamo la possibilità di fare dei glossari, di fare dei quiz, sondaggi, lezioni, cioè
che a differenza di una banale presentazione PowerPoint, la lezione su questa piattaforma è una lezione con percorso multiplo, in cui a seconda delle risposte dello studente segue percorsi differenziati. Quindi se io mi trovo davanti a fare un corso per una platea base e esperto, posso mettere delle domande e delle scelte allo studente in cui dico: se vuoi approfondire questo argomento, prosegui in questa direzione. L'esperto che conosce già l'argomento salta e prosegue nell'altro binario. Quindi non c'è bisogno che faccio lezioni a seconda della popolazione, ma posso fare anche percorsi differenziati. Poi abbiamo il workshop, che è come se fosse l'attività di un seminario in cui si insegna agli studenti a preparare un seminario, a fare un lavoro di gruppo e poi a metterlo in chiaro. In più c'è l'attività di database, cioè la possibilità di creare un database, di progettarlo agli studenti in cui iniziano a percepire come trattare i campi. Quindi alle volte, quando io l'ho anche utilizzato quando voglio progettare un database dall'inizio, in cui non si sa mai quali sono i campi che ci servono. Allora, siccome questo è uno strumento abbastanza rapido e veloce, si fa una sperimentazione, si mettono i campi, si verifica: no, questo campo non è prioritario, questo lo tolgo, lo metto, e tutto avviene online senza grossi traumi. Non è che bisogna ricostruire tutto il database. Non so se c'è qualcuno che tratta problemi di database e ci si incontra sempre in queste cose. Bisogna fare il database e sapere già all'inizio come trattarlo. Invece questo tipo di strumento permette in modo ludico di arrivare alla costruzione del miglior database. Ora passo la parola a Marco, che tratterà la parte invece dei workshop e dei congressi, cioè della piattaforma con cui noi vi abbiamo dato le informazioni su l'evento. Sì. E quando vuoi, puoi farle subito, facciamo subito, così almeno c'è una curiosità che dimmi. Dici LaTeX e scrivi LaTeX, qual è che significa l'acronimo? Allora, l'acronimo è Light Tecnico, ma adesso mi prendi in contropiede. Ah, vabbè, lo trovo su però si dice LaTeX perché praticamente quella X non è una X ma una K, LaTeX. E poi un po' anche per distinguerlo dalle tutine Sadomaso, il lattice. Okay. No, poi volevo sapere quanto pesa questo file. Sì. E quanto peserebbe invece con il normale PowerPoint? Allora, di solito i PDF pesano sempre meno dei PowerPoint, perché c'è la possibilità di comprimere le figure al suo interno. È ovvio che se tu parti con una figura molto pesante, lui per quanto possa comprimere non ce la fa. Soprattutto devi evitare di usare delle figure tipo i bitmap, cioè se tu usi bitmap, TIFF, o no, TIFF no, JPEG, loro, per loro principio, siccome sono molto pesanti come figure, non le puoi comprimere più di tanto. Mentre il TIFF puoi comprimerlo facendo degli algoritmi, il PDF permette degli algoritmi, oppure mette delle GIF. Questi sono i trucchi. Un termine di paragone: la parte mia, quindi quella che vedrete da adesso in poi, io l'ho fatta, una parte l'ho fatta per velocità, perché l'ho fatta in un giorno, anzi in due ore l'ho fatta su PowerPoint, l'ho mandata a Guido l'ha caricata dentro, io poi ho modificato tutto quello che c'era da modificare. La parte che ho mandato a Guido era 18 mega, quindi questa parte qui, fatta in PowerPoint, perché c'erano immagini. Tutto il documento, compreso la parte di Guido, pesa 5 mega. Se guarda un po' solo. No, mi pare che sì. L'avevo scaricato. Quindi quando tu stai in fase di compilazione, per esempio il problema del PowerPoint è che se tu aggiungi, togli, lui rimane in memoria. Questo invece non lo fa. Non lo fa perché a te rimane il prodotto finale. 9 mega. Però a me al server gli rimangono tutte, perché ovviamente deve mantenere tutte le versioni. Però ciò non toglie che una volta che io ho finito di fare la redazione, a me non mi interessa più le versioni. Chiudo il progetto, mi sono salvato da parte tutti i file che mi servono e poi lo ricaricherò. Cioè, una volta che il documento è finito, avere tutte le retroversioni, a meno che io non sono uno che studia l'evoluzione del documento, non mi interessa. Però diciamo, la domanda era quella, cioè, mettere nel PowerPoint il file che tu redigi è sempre quello che è presente lì dentro, quindi è come se all'interno di PowerPoint ti salvi tutte le correzioni. Le correzioni tu le lasci nel server. Poi ti porti via il prodotto finito,
mentre il PowerPoint ti porti via pure le correzioni, quindi quando vai alle conferenze ti porti anche le correzioni, a meno che non fai... Io cambio il nome di solito. Gli cambi il nome, allora se gli cambi il nome, salva come, allora lui azzera tutto, quello sì. Però non lo conoscono in tutti. E comunque un esempio per dirti è una collega doveva fare una presentazione con delle immagini SEM. Quando metti l'immagine SEM devi mettere l'alta risoluzione, sennò che fai a fare la microscopia se non metti la massima risoluzione? Allora aveva fatto il PowerPoint e poi il suo informatico ha detto: ma perché non porti anche il PDF di questa immagine TIFF? Quando siamo andati a montare al convegno il PowerPoint, mi è esploso il calcolatore, non è andato più avanti, si è impiantato proprio completamente perché aveva saturato la memoria del mio calcolatore. Cioè quando uno ha un portatile che verte al congresso non è che c'è risorse eccessive. Dopodiché ho riavviato il computer, ho messo la presentazione in PDF e filata che è una meraviglia. La risoluzione era identica. Ora sono in modo diverso di gestire le cose. È ovvio che se tu metti una bitmap dentro un PDF, la bitmap è proprio pesante di suo. Però se non c'hai queste esigenze e metti un altro tipo di formato, il TIFF per esempio, non c'ha problemi. Ok, passo alla... Altre domande? Sì? Scusa, volevo capire questa cosa. Queste applicazioni, cioè Minerva, Clive, stanno tutte su server, hai detto? Sì, allora, la differenza tra, diciamo, quello che normalmente... Allora, noi non abbiamo inventato niente, no? Quindi sono tutte cose che esistono. Sono prodotti della comunità open source che noi utilizziamo. Neanche in alcuni casi, in casi limiti, facciamo da sistemi integrator. Cerchiamo di legare... ad esempio l'autenticazione con le credenziali e LDAP, piuttosto che diversi sistemi che comunicano tra loro per scambiare delle informazioni. Però sono tutti prodotti della comunità open source sviluppati e residenti in Montelibretti. Appunto. È chiaro che, come diciamo prima, la scrittura collaborativa, una persona ormai dice: beh, ma io lo faccio tutti i giorni su Google Drive. Però è su Google Drive. Qui i documenti sono su Google Drive. Ok, sono... ma proprio questa, la mia domanda era proprio sì. Questa, cioè se stanno sul server, giusto? Il concetto è se si rompe il server? Beh, come in ogni sistema informatico ci sono in atto delle procedure per la replica dei dati e l'alta affidabilità del sistema che permette che quel dato e quel sistema sia sempre raggiungibile. Sì, noi poi, soprattutto l'esperienza delle piattaforme di e-learning, avevamo proprio questo problema in cui se ci arrivano troppi studenti e contemporaneamente mandano in crash il sistema, perché famosi 500 click contemporaneamente, e possiamo perdere i dati. Allora abbiamo sviluppato un sistema di repliche, nel senso che le macchine che noi abbiamo sono a mirroring, nel senso voi non vi accorgete, ma in realtà sono due macchine che con un firewall che spartisce il traffico, quindi tu ti colleghi alla numero 1, l'altro si collega al numero 2, abbiamo due database che lavorano master-master, quindi se uno si spenge l'altro subentra. In questo momento stiamo facendo, siccome siamo stati troppo bravi, abbiamo avuto troppi clienti, due database non bastano più. Adesso stiamo tentando tre database, perché se ce n'è uno che si ferma, prevale sull'altro quando si riavvia, perché deve scaricarsi le nuove informazioni. Allora, quindi io mi sono trovato adesso, in questi giorni, con gli studenti che eravamo bloccati perché si era bloccato il primo database e stava perdendo tempo a riaggiornarsi. Quindi, diciamo che noi non lo facciamo vedere, ma in realtà noi siamo molto sensibili al discorso della replicabilità e dell'alta prestazione, nel senso di garantire comunque un recupero dei dati. Cioè, non è che se va giù la macchina non si trova più. Noi ci facciamo backup giornalieri, facciamo backup che sono recuperabili entro 5 giorni, automaticamente, okay. E poi facciamo il discorso che se c'è sempre una macchina in piedi. E in alcuni casi abbiamo due CED separati, abbiamo il CED sotto la mensa e il CED dall'altra parte. Vale... Quindi se va via la corrente al CED numero 1, l'altro CED rimane in piedi. Cioè. Vale lo stesso concetto che c'è sui server web e la posta elettronica. Mi immagino che non so quanti, però qualcuno avrà perso la posta e Luca è in grado di recuperarla, certo. Per... entro una certa data, che non ricordo adesso quant'è, negli ultimi due settimane, tre settimane, non so com'è, e ridarvela seduta stante. O il server web non è uno, ma sono, non mi ricordo se tre o quattro macchine che hanno il front-end esposto e poi
il firewall, che oltre a dare una questione di sicurezza all'accesso, dà anche un bilanciamento del carico. Quindi in relazione al carico sposta le richieste su una macchina piuttosto che sull'altra. C'è tutta una procedura, diciamo, informatica che magari noi, essendo più front-end che back-end, quindi stando più a contatto con le persone e spiegando più gli strumenti rispetto a fornire effettivamente il sistema dietro, magari la sappiamo più semplice, la facciamo più semplice, certo, di quello, però dietro c'è un lavoro che è partito almeno dal 2010, da quando insomma io sono arrivato qui, e non c'era, piano piano si è formato un gruppo di persone che ha portato ad avere degli standard minimi, che sono quelli che noi utilizziamo per considerare un sistema in produzione. Quindi se un sistema in produzione deve avere questo, questo, questo e questo, replicabilità del dato, backup, alta affidabilità, quindi macchina secondaria, database replicato, dati splittati su più macchine, in maniera tale che se c'è un problema da una parte interviene l'altra, e questa è la linea di pensiero che abbiamo sempre avuto, perché se dobbiamo fare quello che un po' all'epoca era, e io ve lo do per certo, diciamo, che era all'epoca per Pandora, quindi per il nostro cloud, cioè io, se non era così, tutti i dati di lavoro su Pandora non ce l'avrei mai messi, ma io in prima persona, che ero magari uno che stava anche all'interno, considerate che io su Pandora ho tutti i dati di lavoro dal 2010 a oggi, e quando dico tutti i dati sono anche i dati, diciamo, non solo quelli degli articoli, ma anche i dati delle rendicontazioni dei progetti, che, diciamo, che se me li perdo qualcuno potrebbe arrabbiarsi, mettiamola così. Quindi, proprio perché c'è una certa sicurezza nel gestire le mole di dati, mo facciamo le corna, perché non si sa mai, può succedere tutto. Ma ok, questi servizi hanno, tra virgolette, un costo, e la seconda domanda è: sono accessibili da chiunque? Sono accessibili in senso da noi all'interno dell'area, sono accessibili da fuori, dalla sede centrale, da, che ne so, Palermo, da servizio a servizio, Bologna. Servizio a servizio, perché purtroppo entriamo in quello che è la filosofia un po' dell'area, cioè noi abbiamo sempre dato un po' di volontariato e un po' di, ci siamo finanziati, cioè non lo mettiamo in dubbio che il gruppo è il gruppo che ha gestito fino a poco tempo fa i servizi di rete, e mentre le macchine sono replicabili, le persone non sono replicabili, purtroppo, perché alcuni se ne sono andati via, sono andati in altre organizzazioni. E quindi quello che noi tentiamo di fare è con i mezzi comprati con l'area si fornisce il servizio gratis a tutti quelli dell'area. Con le risorse che abbiamo messo direttamente come istituto cerchiamo di dare quello all'istituto, ma poi nulla osta, perché noi, come hai visto, abbiamo delle collaborazioni anche con enti esterni, si fanno le collaborazioni con gli altri istituti per questi istituti. La scrittura collaborativa lo stiamo offrendo all'area, ma in questo momento è di tipo sperimentale, cioè nel senso non è una piattaforma produttiva, cioè nel senso se domani si muore quella piattaforma si perdono le cose, perché non è coi canoni, perché ovviamente vorrebbe dire fare un costo in server, fare un costo in risorse per poterla mettere, però se esiste la necessità sull'area di avere questo tipo di prodotto, noi passiamo a quell'altro tipo di prodotto. Spingiamo, cioè i costi sono questi, cioè purtroppo ci guardiamo in faccia, se vogliamo un servizio comune dobbiamo in qualche modo, non il mio stipendio, ma le risorse. Considera. Allora, l'area non esiste, l'area è fatta da istituti, quindi eventualmente sono gli istituti interessati che possono pensare di metterci le risorse. Nel caso specifico, ti faccio un esempio banale. Non so se c'è qualche collega dell'IC. L'IC, come tutti gli istituti, immagino abbia, tra virgolette, dei problemi più o meno impellenti nella gestione della documentazione amministrativa. Ok? L'IC, che ha la sede principale a Bari, con l'avvento dei nuovi regolamenti, con il responsabile amministrativo che valida e verifica tutto il processo, si è trovato in forte difficoltà a fare, diciamo, tutto questo passaggio di documenti, dei vari processi che diventano sempre più lunghi amministrativi, e quindi questi documenti vengono una volta messi su Pandora, però Pandora sta qui, non sta a Bari, quindi bisognava capire come farli accedere a Pandora. Una volta vengono girati su Skype, una volta vengono mandati per mail, non c'era un processo centralizzato e che seguisse un iter prestabilito. Quindi all'epoca, questo ormai 2 anni fa, con l'ex collega Andrea Lora, ci mettiamo a studiare quello che poteva essere la soluzione
per poter risolvere questo problema che veramente faceva lavorare male tutti, l'amministrazione in prima battuta, perché poi rischiava di commettere degli errori, e poi anche noi che non sappiamo mai a chi manda il documento, dove, quando, perché, ma l'ha firmato, non l'ha firmato, la procedura è stata fatta oppure no, era una grossa perdita di tempo. Quindi abbiamo studiato e abbiamo deciso di implementare una procedura su un sistema documentale che è al fresco, niente di folle, lo usa il CNR, voi lo usate tutti i giorni quando fate le missioni, quando fate le procedure sulla scrivania digitale, però con la differenza che il CNR ha quello licenziato, assistenza, pagamento, eccetera, eccetera. Noi abbiamo preso il Community Edition, l'abbiamo reso secondo quelle che erano le nostre necessità e l'abbiamo distribuito a chi? All'istituto che ce l'aveva richiesto. Perché in quel caso specifico le risorse per fare quello strumento, sia umane che fisiche, ce l'ha messo l'istituto. Nulla vieta che questa procedura, che noi in parte conosciamo già, si può replicare a N istituti, però come è successo magari con gli SM che l'ha chiesto, è chiaro che è stato chiesto un contributo, perché i dischi bisogna comprarli, e i dischi non è che puoi comprare un disco, bisogna comprare i dischi che siano, che permettano di replicare il documento. Cioè è chiaro che non è che uno fa comprare un server, perché l'interfaccia web è quella, cioè ce l'abbiamo le macchine che fa l'interfaccia web, però se tu devi stoccare della documentazione, tanta documentazione, e magari replicata, perché è documentazione amministrativa, se te la perdi è un problema, allora bisogna che qualcuno un contributo lo dà, perché non è che il liceo, chi che sia o l'area, può pensare di prevedere dei fondi per fare queste operazioni. Cioè non ci sono, cioè all'epoca è stato chiesto un contributo per comprare le macchine stanno lì, possono essere utilizzate, tanti istituti hanno delle macchine virtuali che utilizzano per un motivo piuttosto che per un altro, penso magari all'IGAG oppure non so, magari forse anche l'IBAF, non so se ce l'ha, adesso non mi ricordo, sicuramente l'ISMA ce n'ha alcune, però non è un problema, lì è proprio un discorso di dire ok, dobbiamo individuare chi le fa, e magari queste persone in parte ci possono essere, penso a Luca. Dobbiamo pensare chi istruisce il personale, perché magari ad utilizzarlo non è immediato, no? Perché lo stesso al fresco, quando uno abbiamo previsto delle procedure, dei flussi di documentazione, quindi per inviare la documentazione tramite sistema informativo interno, tramite al fresco, al direttore che verifica tramite una notifica che gli è arrivato un flusso da affrontare, firma il documento, lo ricarica in una piattaforma e c'è un flusso che in automatico lo manda a chi fa il protocollatore, che a sua volta prende il documento sempre dalla stessa piattaforma, lo protocolla, lo reinserisce, lo manda con un flusso, con un semplice click all'amministrazione, lo deve stoccare da qualche parte. Cioè non c'è niente, non abbiamo fatto dei flussi come fa magari il CNR ad hoc, quindi non abbiamo fatto codice, abbiamo preso quello che c'era e l'abbiamo, perché purtroppo siamo questi, non è che siamo 100.000 persone e nessuno di noi è un programmatore vero, di quelli che può permettersi di programmare e basta, perché poi durante l'arco della giornata facciamo tante altre cose, non siamo concentrati solo sulla parte di programmazione, e quindi abbiamo utilizzato degli strumenti che sono a disposizione della comunità, di chi vuole installarseli e chi vuole giocarci sopra. Certo è che l'esperienza nostra non la teniamo gelosa, se qualcuno vuole utilizzarla, no, anzi, se ne parla tranquillamente, noi abbiamo questo atteggiamento aperto, cioè nel senso noi sperimentiamo, proponiamo alla comunità, se la comunità accetta, insieme si va avanti nell'esperimento, nel progetto. Cioè la piattaforma Minerva non è nata solo per me, per farmi fare i corsi a me, ecco, diciamo. Però, e adesso passiamo alla parte dei workshop. Ok, in relazione a questo, a quanto detto finora, questo è proprio l'emblema più assoluto delle chiacchiere fatte adesso sulla replicabilità e sulla collaborazione, perché Indico o Indigo, come volete chiamarlo, è uno strumento open source sviluppato da una community aperta, per giunta una community di ricerca, perché è lo strumento utilizzato da qualche anno a questa parte al CERN per gestire tutti gli eventi che loro fanno. Al momento sul CERN, ci ho fatto caso l'altro giorno, ci sono circa 500.000 eventi che loro gestiscono. In Italia probabilmente i primi ad utilizzarli, forse per affinità lavorativa, sono stati i colleghi degli NFN, che hanno un'installazione da diverso tempo. Nel gestire nella vita quotidiana di tutti i giorni, già dall'epoca, da diciamo due anni fa, quando noi facemmo
quella che per noi fu una bella esperienza, che era la giornata del servizio rete, in cui spiegavamo quali erano tutti i servizi che noi facevamo e portavamo avanti per noi ma anche per la comunità, ci trovammo in difficoltà nel gestire le presenze in sala e pensavamo a qualche strumento che potesse essere utile a gestire workshop, le conferenze. E quindi iniziamo a guardare un po' in giro a quello che poteva essere quello che il mercato dell'open source, il mercato tra virgolette dell'open source, mette a disposizione. In prima battuta, per i primi periodi, forse per comodità e per immediatezza, decidemmo di utilizzare uno strumento, un plugin che veniva utilizzato su i siti WordPress, con i suoi pro e i suoi contro, molto semplice, però permetteva di fare tante cose. Probabilmente l'80% delle cose che servivano per gli eventi che si svolgevano, che svolgevamo noi, che portavamo avanti noi, che si svolgevano sull'area, però non era uno strumento completo, non era quello che noi volevamo. Non era quello che noi volevamo perché significava dover, è vero che era molto comodo, però per diciamo eventi diversi con delle peculiarità maggiori bisognava trovare un altro strumento. Quindi abbiamo deciso di cercare uno strumento che facesse tutto il processo, che avesse a che fare con tutta l'organizzazione degli eventi. Nello studiare abbiamo trovato questo software che indico, che ci permette di utilizzare, come vedete, lecture, meeting, workshop, conferenze anche complesse, poi dopo vi farò vedere. È sicuramente uno strumento gratis, open source, non complicato da installare, molto semplice da utilizzare. Poi vi farò vedere alcune cose che avvalorano questa mia tesi. E soprattutto è completamente open, il codice lo trovate su GitHub, se voi volete farvelo, modificarvelo, se siete in grado di farlo, modificarlo a vostro piacimento, potete andare lì, clonare il progetto, modificare quello che vi pare e tenervelo come lo volete voi. È, come dicevo, molto semplice per l'organizzazione dei meeting, delle conferenze, per la gestione delle varie collaborazioni a distanza, anche con strumenti interni, anche la gestione degli eventi con persone che non stanno fisicamente non nella stessa stanza ma nella stessa nazione, cosa che è abbastanza importante quando noi organizziamo, non so, un simposio internazionale piuttosto che un evento a visione globale. È robusto e scalabile, nel senso che è fatto in maniera tale che può essere facilmente scalato in dimensione, quindi può essere potenziato il sistema in relazione alla tipologia di evento che noi dobbiamo affrontare, piccolo o grande. Logicamente tutto è manutenuto dalla comunità, quindi qualsiasi cosa il CERN fa per migliorare quello strumento viene reso a disposizione, viene messo a disposizione da chiunque, e chiunque può apportare delle migliorie allo strumento. Esistono tantissimi plugin che vengono sviluppati o dal CERN stesso o anche da terze parti. Un esempio che vedremo dopo è il plugin utilizzato da dei colleghi degli SM per gestire un evento, che permette il pagamento tramite la piattaforma PayPal. Quindi è un plugin che il CERN non prevedeva, ma che la comunità ha sviluppato per fare questo link, questo contatto con PayPal per gestire il pagamento dell'iscrizione alla conferenza. E soprattutto è aperto e ha delle REST API, degli applicativi con cui interfacciarsi con la piattaforma. Interfacciare e interfacciarsi con la piattaforma. Come dicevamo, Indigo ha delle caratteristiche che sono fondamentali, che hanno guidato la nostra scelta, ovvero sia ha la possibilità di avere un workflow completo dell'organizzazione di eventi, che si adatta in relazione alla complessità dell'evento, che sia esso conferenza, riunione, workshop o conferenza. È facile il caricamento dei documenti e il recupero delle presentazioni, degli articoli e della documentazione. Avete visto il primo Guido, con un clic ha scaricato la presentazione fatta direttamente da Indigo per mostrarla, per farvela vedere adesso. Internamente ha tutte le procedure necessarie alla revisione dei documenti di una conferenza, quindi abstract paper, gestione delle tracce o dei track, come vengono chiamati, i revisori per determinate track, piuttosto che i revisori, i conveyor che hanno la vista su tutto quanto, i gestori dei revisori, quindi il capogruppo dei revisori che dà i compiti a un revisore piuttosto che un altro. Internamente ha la possibilità di gestire le stanze,
quindi la possibilità di prenotare le sale, vedere la disponibilità, gestire tutto quello che è l'accessorio alla sala, quindi se c'è la necessità di avere una strumentazione piuttosto che un'altra, un tipo di personale piuttosto che un altro, tutto logicamente è gestito con un workflow interno alla piattaforma che scambia le informazioni tramite mail con i diretti interessati. Cosa fondamentale, e l'abbiamo visto 3 minuti fa con Sara, ha una gestione completa e molto granulare degli accessi, quindi in relazione alla tipologia di utente che tu sei, puoi avere accesso a tutta la piattaforma come amministratore, al solo evento, alla sola vista di evento, all'evento come amministratore, all'evento come gestore degli abstract. In relazione, tutti i possibili ruoli sono stati mappati. L'archiviazione dei dati, quanto detto prima, innanzitutto è possibile sia archiviare la documentazione elettronica, ma anche archiviare tutto quello che sono i metadati e gestire i metadati in maniera da richiamare rapidamente e indicizzare in maniera più completa la documentazione presente sulla piattaforma. Cosa fondamentale è la copertura completa del ciclo di della conferenza, da l'inizio, quindi dalla gestione della pagina, del front-end della conferenza, fino alla pubblicazione del libro degli abstract, o al pagamento, o alla gestione del... Questa è la lista fatta da Indigo, la lista dei presenti. Io l'ho stampata in formato PDF, ma è possibile anche stamparla in Excel e modificarla a piacimento. Avete nella mail, probabilmente avete visto che c'era la ricevuta, un ticket. E questo, volendo, è la gestione automatica dei badge. Adesso sono brutti, veramente brutti, però l'ho stampato un minuto fa, fronte retro, col logo nuovo dell'area. Quindi è tutto completamente gestibile dalla piattaforma, senza dover avere una parte fatta da un sistema, una parte fatta da un altro, una persona che entra su un sistema, un'altra che non ha accesso, quindi deve aspettare i dati dell'altro. Ognuno ha gli accessi in relazione a quello che è il suo compito sulla stessa piattaforma, dove stanno tutti i dati. Oltretutto, integrazione di diversi strumenti di collaborazione, è chiaro che la piattaforma, avendo delle REST API e dei plugin personalizzabili, ha all'interno diversi plugin, diverse possibilità di integrarsi con sistemi collaborativi. Penso a sistemi di videoconferenza, penso a sistemi di chat, penso a sistemi di scrittura collaborativa. Basta trovare il plugin adatto per essere interfacciato con Indigo. Quindi, questo in parte l'abbiamo già detto, cerco di andare veloce, vi faccio vedere un po' una schermata magari. Eventi di diverse complessità, quindi non c'è più dimensioni, grandi dimensioni, piccole dimensioni, non c'è più bisogno di andare in giro con le pennette USB, dover cambiare all'ultimo secondo, il problema del PC, non PC, quello che diceva prima Guido, è tutto online, è modificabile in pochissimo minuto, in pochissimi minuti, ricaricabili dove vogliamo, modificabile con... Adesso, mentre Guido faceva la presentazione, ho modificato gli accessi di Sara su una piattaforma, perché ci eravamo scordati di farla amministratore, quindi si è arrabbiata giustamente e mi ha detto no, anch'io sono amministratore. Il life cycle della conferenza, quindi tutto il flusso, purtroppo non si vede, ma questo qui è la gestione la creazione del registration form. Quindi voi avete, quando vi siete iscritti all'evento di oggi, c'era un registration form molto stupido che diceva nome, cognome. Lì tu lo puoi fare come vuoi tu. Ad esempio, in alcune situazioni abbiamo previsto dei riferimenti amministrativi piuttosto che delle domande a modi survey all'interno del registration form. L'interfaccia è completamente user friendly. È semplicissimo da utilizzare, con i drag and drop, con le modifiche immediate, è possibile scrivere in rich text, quindi con il testo semplice, quello del blocco note per intenderci, oppure in LaTeX, oppure in Markdown, quindi vengono date diverse possibilità, oppure incollare da documenti Word. Gestione degli accessi, appunto, è molto granulare, permette gestioni legate a categorie o gerarchie date da
gestione interna, quindi ad esempio se io sono l'amministratore di una conferenza, io adesso ho, tanto per farvi un esempio, la presentazione che avete visto l'ho, in principio era chiusa, quindi non era scaricabile, all'1:30 l'ho resa disponibile a tutti. Volendo io posso mettere anche un access control list su quella presentazione e far sì che sia scaricabile solo dalle persone che sono presenti in sala o tra i registrati, quindi completamente gestibile a piacere, diciamo. Questo è quello che dicevamo prima, che è una cosa importantissima, almeno dal mio punto di vista, la facilità nel recuperare gli eventi passati. Il censire gli eventi, il censire le persone che partecipano agli eventi, il censire tutto quello che è la documentazione delle conferenze, dei convegni, gli abstract, messi all'interno di un'unica piattaforma, far sì che c'è un, è vero che c'è quello che in gergo si chiama SPOF, Single Point of Failure, però c'è anche un punto d'accentramento, quindi ok, se si rompe quella si rompe per tutto, faremo in maniera tale che quella non si rompa o che i dati siano replicati, ma una volta che i dati sono concentrati all'interno di una sola piattaforma, i dati stanno tutti lì, non dobbiamo di volta in volta, immagino a un eventuale censimento degli SMN che vuole vedere tutti gli eventi fatti e deve chiamare a tutti i colleghi che durante l'arco hanno organizzato degli eventi, durante l'arco dell'anno hanno organizzato gli eventi per capire quanti ne hanno fatti, di che genere, quante erano le persone coinvolte. Qui è abbastanza semplice, insomma, basta, non so, utilizzare un tag ISMN, vengono fuori tutti gli eventi degli SMN, dentro ogni evento c'è la lista dei partecipanti, faccio un merge dei file dei partecipanti, fine dei giochi, con quattro clic, cioè tutte le persone che hanno partecipato ai eventi SMN nell'anno 2017. Vabbè, modulo prenotazione degli spazi, ve l'ho accennato prima, insomma la possibilità di gestire le sale, l'approvazione delle prenotazioni, la gestione dell'apparecchiatura, diciamo il calendario delle disponibilità, eccetera, eccetera. Integrazione con dei tool, per esempio Video, che è un sistema, come vedete, che è per giunta sviluppato da un'azienda esterna ma in collaborazione col CERN, che è integrato all'interno, cioè un plugin, non è integrato, va abilitato all'interno di Indigo, quindi insomma qualsiasi Jabber, che magari tanti conosco, che serve per gestire le chat room, quindi chi sta gestendo una conferenza e preparando quello che è il survey post conferenza piuttosto che il registration form, può scrivere su una chat comune senza dover andare su Skype piuttosto che su Google Hangout piuttosto che su WhatsApp, scrive direttamente nella stessa schermata col collega e capire real time quello che succede. REST API, possiamo fare quello che ci pare, tra cui, non lo so, ce n'è una integrata che è quella di esportare, che è stupida, che però non è poi così tanto stupida, che è quella di esportare l'evento in formato iCall e quindi caricarselo sul proprio calendario lavorativo che uno utilizza, insomma, per gestire le proprie giornate. Logicamente non sembra ma lo utilizziamo e cerchiamo, quando c'è la possibilità, comunque di censire l'evento anche in maniera autonoma, cioè io so che c'è un evento, me lo metto, poi non lo so se loro mai lo utilizzeranno, però io lo metto, lo censisco. Il primo che ho segnato è quello che ha dato un po' il via probabilmente al considerare questa piattaforma una piattaforma di lavoro vera, che è questa conferenza che gestisce, che si chiama Ismanam, che gestisce Sara, Gaspare e Davide, quindi l'ISM, che è un simposio internazionale con, non so qual è la previsione o lo storico del passato, N100 iscritti. Speriamo 400. E loro la utilizzano, diciamo, in parallelo a un sito internet che hanno voluto come sito internet della conferenza, ma volendo avrebbero anche potuto utilizzare solo questa, perché ha tutte diciamo, le possibilità per gestire una conferenza e diverse pagine. E lì loro fanno tutto, cioè dopo un po' di lavoro abbiamo fatto dei registration form, abbiamo fatto delle tracce, non so in italiano come si chiamano, i filoni dove applicare, diciamo, gli ambiti.
loro hanno scelto di fare soltanto una sottomissione di abstract, quindi ci sarà solo una parte di verifica degli abstract, e non hanno abilitato la parte di gestione dei paper, perché sarà solo sugli abstract. C'è tutta la parte di gestione della sala piuttosto che del pagamento, che viene fatto manualmente o col plugin di PayPal, n cento cose diciamo. Ma poi l'abbiamo anche usato di recente per l'evento fatto la settimana scorsa, che cos'era, 2 settimane fa, sul CNR a Bruxelles, in passato su Nemo, tanto per chi non l'avesse visto, il concetto, la semplicità. Diciamo, si vede un po' così com'è, perché questo è Internet Explorer, però vabbè, vedete che c'era, diciamo, tutta la scaletta con gli speaker, tutti gli interventi all'interno, è possibile vedere le presentazioni fatte, insomma, o tutte aggregate, possibile per esempio fare delle cartelle, mettere i riferimenti. Se io vi faccio il login, vi faccio vedere banalmente. Chrome è troppo più comodo. No, aspetta, è che non funziona l'invio. No, non mi dico per quale motivo. Ok, nella parte di back-end possiamo... Adesso si vede, aspetta. Apri Firefox. Tanto qui sei loggato, no? Sì, sono loggato. Vabbè, vi faccio vedere, senza che andiamo su quello, vi faccio vedere il back-end del sistema semplice. Dove noi possiamo andare a modificare tutte quelle che sono semplicemente, proprio scrivendo come se stessimo facendo una paginetta web su un qualsiasi sistema, un qualsiasi CMS, scrivendo tutte le informazioni, quindi quello che è il nostro evento, il titolo, una shortcut se vogliamo, definire quali sono gli orari, quali sono le room. Quindi noi abbiamo creato delle stanze che potevano essere la sala conferenze piuttosto che altro, al momento solo la sala conferenze. Insomma. Gli speaker, gli organizzatori, le keywords, poi possiamo definire delle protection, quindi dire se l'evento è pubblico, privato o gestito dalla tipologia di conferenza a cui appartiene. Vai. Ti posso rispondere in maniera semplice? Se la fa il CERN, sì. Perché noi... Che sarebbe carino che il congressista durante la conferenza si fa il planning delle talk che vuole seguire, e col cellulare vede pure dove deve andare in una multisessione. Ti posso dire una cosa, Sara, ce lo compri un programmatore PHP? Ti posso dire una cosa, quando, e questa è per esperienza personale, insomma, quando noi abbiamo tutti insieme fatto il TED, ci fu un'app che gestiva tutte queste cose, quindi la presentazione, cioè i vari talk, chi erano le persone, quando parlavano, dove ne parlavano, e non era stata data a qualcuno, cioè non è che Michele aveva pagato qualcuno, l'aveva fatta l'ITD, Istituto di Tecnologie Didattiche di Palermo, se non ricordo male. Quindi volendo la possiamo fare, ma la facciamo noi, non è che la fa Marco o Guido, cioè se qualcuno ha interesse a farlo perché pensa che è un valore aggiunto per tutti quanti e anche per se stesso, perché sennò San Francesco è uno solo,
si può fare. Al momento non esiste. Al momento non esiste, perché questo è uno strumento che il CERN utilizza, ma non ha pensato o comunque non è interessato a sviluppare un'applicazione per telefono. È comunque, diciamo, portable, si può utilizzare anche da altre piattaforme, quindi la potresti vedere anche dal telefono, è adattabile, però è chiaro, non è un'app come la immagini tu. Quindi gli accessi, tutto quanto, i materiali, quindi è possibile caricare i materiali, caricarli singolarmente, generare dei PDF, dei zip, censire i partecipanti, quindi aprire o schedulare in automatico le registrazioni e le chiusure, creare un registration form ad hoc, questo è quello che avevamo fatto io e Guido, ma in maniera semplicissima, quello classico, gestire le mail di reminder, gestire i ruoli all'interno del, adesso ci siamo qui, ci siamo solo io e lui, ma gestire dei survey post. Guido ha creato un questionario che sarà attivo da domani, un questionario di soddisfazione dell'evento, per così dire, e pensiamo di replicarlo anche se decidiamo di utilizzarla, se tutti quanti siamo d'accordo a utilizzare questa piattaforma per gestire un'ora d'aria, potrebbe essere fatto anche per capire come migliorarsi strada facendo a livello di gestione degli eventi e di comunicazione all'interno dell'area, come diciamo la parte di room booking, tutta la parte dei log, quindi questo è comodo per chi sta dietro. Quindi quando ho caricato le action che fa la macchina, diciamo. La parte di customizzazione, quindi i poster e i badge, quindi i badge, i ticket che voi avete visto, sono completamente, quelle che vi ho mandato sono completamente personalizzabili, così come i badge l'ho fatto io stamattina tra una cosa e l'altra, mettendo dei tag che sono event title, event room, event data, infatti qui compare il titolo, la conferenza, l'orario e Lucia Alberti, che è la collega che sarà segnata. Front e back, volendo anche il back dove ci ho messo il logo. E poi ci sono tante altre opzioni che cambiano in relazione alla complessità dell'evento. Quindi questo è un evento stupido, molto semplice, però volendo uno ha, se vi faccio vedere il back-end dell'Ismalam, del convegno ISMA, vedrete tutta la parte della gestione degli abstract, delle tracce, delle registrazioni, dei form di pagamento, delle configurazioni dei plugin di pagamento. Tanto per dire, sì, quello penso chi l'ha fatto, chi ha provato, insomma, a registrarsi, chi si è registrato l'ha visto, credo. Volendo, io banalmente questa cosa che ho fatto della lista delle persone registrate lo faccio direttamente da qua. C'è un'altra cosa che non abbiamo fatto per pigrizia, volendo io avrei potuto fare su Lucia Alberti, che non so se c'è Lucia, avrei potuto fare il check-in control e dire che lei è entrata e quindi è checkata come presente, quindi è checked in a una determinata ora oppure no, qui c'ho tutto il resoconto del suo evento, che è esattamente quello che si fa, diciamo, a mano col pezzo di carta, però fatto su un PC che tiene già i dati e non dobbiamo spostarceli 100 volte. Da essere importante, se uno fa venire persone esterno, sa chi è presente in sala. E quindi questo è una parte delle, diciamo, attività che noi facciamo e che facciamo per tutti, diciamo. Sì. Ok, vabbè, quindi abbiamo usato in tante situazioni. Guido e Antonello utilizzano anche per i ragazzi che fanno alternanza scuola-lavoro, per non dover dare a tutti pennette, documentazione, spedire via mail, si caricano lì registrazione, documentazione salvata, slide oppure software messi là sopra, eccetera eccetera. Tante, diciamo, l'abbiamo usato anche se da poco che ce l'abbiamo, lo abbiamo usato per gestire o per pensare di gestire conferenze future anche. Questo era un po' quello che dicevamo,
diciamo, questa è una chiusura legata al discorso della gestione degli eventi, che ci mette tutti sullo stesso piano e ci fornisce a tutti uno strumento che possiamo utilizzare per affrontare gli eventi quotidiani, le cose che ci succedono tutti i giorni. È chiaro che però sarebbe bene, adesso abbiamo avuto questa possibilità di gestire, di comunicare tra di noi con queste conferenze, ma non necessariamente dobbiamo aspettare la prossima settimana o il prossimo evento per sapere cosa fa uno, piuttosto cosa fa Valerio, cosa fa Alessio, piuttosto che altro. Potremmo pensare di utilizzare degli strumenti che nel mondo quotidiano vengono utilizzati per scambiare le informazioni facilmente, rapidamente, che sono i social network. Logicamente anche qui, come in altri, come nei precedenti casi, il mio interesse è sempre quello di non utilizzare degli strumenti esterni per n motivi: uno, per la gestione dei dati interna; due, perché tante volte è capitato anche in alcune situazioni lavorative, se tu lavori con delle grosse aziende che vogliono fare progetti di ricerca con te e loro i dati su Google Drive non ce li mettono, loro i dati su Dropbox non ce li mettono, vogliono un qualcosa che sia o dentro casa loro o dentro casa tua. Quindi è chiaro che è bene utilizzare gli strumenti che ci mette a disposizione l'ente, quando ce li mette a disposizione. Cioè, io non concepisco il fatto di, e questo ne faccio una crociata personale, che la gente manda le mail dell'ufficio con la posta a Gmail. Tu c'hai il CNR, spedisci col CNR le informazioni del CNR su Gmail, ci mandi le mail personali, come sulla posta del CNR non spedisci, non ti iscrivi a Zalando. Non mi sembra un'attività, a meno che non fai, non studi il marketing di Zalando, non mi sembra un'attività importante a livello lavorativo. Dicevamo, esistono tanti strumenti, le grandi organizzazioni li hanno intrinsecamente, se penso alle società di consulenza, tutte le società di consulenza o le grandi aziende hanno dei social network interni, dei sistemi di gestione documentale o dei dati interni, SAP piuttosto che Microsoft ci hanno fatto i fantamiliardi con queste cose. Esistono tanti strumenti. L'altro giorno parlavamo anche di alcuni colleghi che non sapevano come faccio a sapere se chi è quella persona che fa come me IT. Non è nient'altro che andare a prendere un concetto che è presente tutti i giorni nel mondo lavorativo, ovvero sia andare a pubblicare le proprie skills su LinkedIn e riportarlo internamente all'ente. Noi l'abbiamo fatto per alcune attività, sempre secondarie, quindi non sistemi production ma deployment, che erano, ad esempio, per la parte di gruppo di trasferimento tecnologico. Abbiamo creato una piattaforma che era un social network interno dell'ente, dove avere un'interfaccia che è praticamente gemella a quella di Facebook con i colleghi, dove scambiare le informazioni, andare a vedere in relazione ai tag dei colleghi chi fa cosa. Se Guido ha scritto e-learning, lo troverò facilmente sulla piattaforma, sul mio social network del CNR, chi è che fa e-learning, perché se l'è taggato da solo. Poi non è detto, come su LinkedIn, che quello effettivamente sia bravo a fare quella cosa, però viene data la possibilità a tutti di taggarsi, diciamo. Quindi è possibile utilizzare degli strumenti, e noi l'abbiamo utilizzato, come dicevamo, per il gruppo di trasferimento tecnologico, dove creare degli spazi per dei gruppi di lavoro, creare degli spazi comuni, avere la possibilità di linkarsi con delle persone che sono dello stesso ambito, oppure con chiunque, come può essere su Facebook, per così dire. E questo è logicamente una soluzione praticabile per chiunque, a patto di avere un sistema che fa che ha questo compito e delle risorse per implementarlo e mantenerlo. Però è sicuramente minore di fare un'installazione di Yammer di Microsoft, che per il grande numero di utenti che ha il CNR avrebbe un costo molto, molto, molto grande. Diciamo, noi abbiamo utilizzato in passato questa piattaforma, si chiama EXO Platform, che è già presente in aria, è attiva, non viene utilizzata perché nessuna delle persone che sta all'interno della piattaforma è interessato a utilizzarla, ma già c'è. C'ha dei livelli di sicurezza minori rispetto a quello che può essere la posta elettronica, perché se si pianta quella macchina non c'è una replica ogni 15 minuti di quella macchina. Però se si pensa che quella può essere un servizio utile alla comunità,
e che può risolvere dei problemi, allora ci si dedica risorse e tempo magari, o si chiede a qualcuno di dedicarci risorse e tempo. Il nostro concetto, la nostra idea è sempre quello di trovare in relazione alle problematiche di vita quotidiana di tutti, la mia, la sua, quella dell'amministrativo, quella del direttore, piuttosto che uno strumento gratis, quindi open, quindi non a pagamento, che possa risolvere questo problema. Tutto qua. Quindi la mia proposta, che poi dopo ne riparleremo con calma anche con Donato e Giovanna, che sono quelli che sono i capifila di questa attività, potrebbe essere anche quella di dedicare questa piattaforma per lo scambio di informazioni legate agli eventi, quindi se dobbiamo preparare, comunicare delle informazioni legate alla preparazione delle slide, piuttosto che scambiare delle informazioni anche lavorative, potremmo utilizzare una specie di social network interno per gestire queste informazioni. Quindi, concludendo, noi abbiamo dimostrato che le tecnologie di internet e web 2.0 possono essere un valido strumento per incrementare e potenziare la disseminazione dei nostri risultati e quindi dare un valore maggiore a quanto noi realmente già facciamo. E di tutti questi strumenti che noi abbiamo mostrato, sono tutti strumenti di software libero e di utilizzo per le istituzioni accademiche. E ultimo, come avete visto, noi siamo disponibili a collaborare con tutti quanti i colleghi che sono che vogliono sviluppare questi prodotti o vogliono sviluppare contenuti, perché alle volte questi prodotti che noi testiamo, se non ci mettiamo io e Marco sopra i contenuti, poi rimangono altari, come si dice, lapidi. Cattedrale nel deserto, cioè se la piattaforma di e-learning ha funzionato, perché Augusto ha detto è il caso che inizi a mettere i corsi sopra, allora mi sono inventato i corsi, ho preparato i corsi, se volete fare il corso di scrittura collaborativa è già presente, è gratis, è visibile sulla piattaforma, perché questo è il modo con cui noi possiamo rendere vivo, cioè io e Marco abbiamo il vizio di cercare di trovare le applicazioni adattabili alle nostre situazioni, però se ci fossero colleghi in cui iniziano a utilizzare lo strumento e ci stimolano, come ci hanno stimolato per esempio quelli dell'ISM per la creazione del congresso, noi ottimizziamo le prestazioni, verifichiamo i limiti delle cose, perché quello che vi ho mostrato sono i tentativi di successo, cioè sono quelli che hanno avuto successo, però ci sono altri software che abbiamo abbandonato strada facendo quando li abbiamo verificati che neanche la fase di sviluppo era andata. E queste sono le piattaforme che abbiamo citato, il team con cui e devo sempre ringraziare, perché non è che se io e Marco facciamo tutte queste cose perché siamo soli, ma perché abbiamo anche altre persone che ci mettono del loro e non appaiono, tipo Luca, Claudio e Massimiliano, che di sotto fanno altri tipi di lavoro, ma che sono consoni a questo gruppo. E quindi se potessimo ampliare il gruppo, se volentieri, siamo sempre disponibili a collaborare. Grazie. Ovviamente se ci sono domande le possiamo continuare. Non so Marco, se Marco ha sforato. Io ho sforato, però. Lui doveva essere un quarto d'ora fa, doveva essere da un'altra parte. Io invece avevo smesso pochi minuti prima di iniziare la conferenza, quindi io adesso sono più libero. Domande? Curiosità? Critiche? Sì. Ce ne sono. Ce n'è uno già attivo che noi abbiamo utilizzato per tanti progetti lavorativi interni del nostro gruppo, che è Taiga, che è già attivo che è già attivo in area, ma ce ne sono anche diversi. C'è per esempio, se sei interessato, noi l'abbiamo fatto per l'istituto, per il nostro istituto, dei sistemi CRM, quindi c'è un VTiger per gestire i clienti. Ci sono tantissimi software, abbiamo utilizzato OpenERP, che adesso è Odo, dipende sempre da quanto è il dettaglio delle cose che vuoi fare, perché poi c'è il rischio di utilizzare dei mostri che peggiorano la tua quello che tu volevi migliorare diventa peggio, diciamo. Per esempio Taiga noi l'abbiamo utilizzato e trovato molto utile, perché comunque ti permette di gestire dei singoli progetti in relazione ai progetti, gli stati d'avanzamento lavori, i responsabili dei lavori, di avere delle chat con dei commenti interni, caricare la documentazione. Quello già, guarda, taiga.os.sdra.mlib.cnr.it.
dovrebbe essere ancora questo il link. sra.mlib.cnr.it. Quindi se ancora. Forse è scaduto il certificato? No, avanzate. Vai, avanzate. Aggiungi eccezione. Sì, vabbè, non mi piace, però vabbè. Non so neanche se è ancora questo indirizzo, Guido, perché ce l'ho memorizzato, non me lo ricordo.